Bentornati su Atomic Heart, siamo davanti alle porte di una nuova location, che non so che cacchio. Comunque andiamo a giocare la scorsa puntata. Abbiamo sconfitto. Sì, no, 2 puntate fa abbiamo sconfitto il boss. Scorsa puntata abbiamo fatto un giretto abbastanza ampio. Un giro dei peppi abbiamo fatto. Abbiamo ammazzato un sacco di nemici, abbiamo trovato un sacco di roba in giro. Abbiamo fatto un po' di loot, diciamo. E in questa puntata invece entreremo finalmente in questi cancelli che abbiamo visto. Che ci sono. C'è tipo un enigma per entrare. Ci sono tipo due globi che rappresentano il plutonio e l'ura. No, ma come aggiornare? Io non voglio aggiornare un cacchio. Ma che cacchio vuoi? Fatemi giocare! Ma come aggiornamento richiesto? Bro, io voglio giocare. Ma perché devo fare l'aggiornamento se sto giocando offline? Va a fare in culo. Non voglio aggiornare. Aspettate, ok, ho provato a staccare la connessione. Staccando la connessione il gioco funziona, quindi andiamo, vai. Oh, e vai. Ce la siamo sfanga stavolta. Sì, anche oggi l'aggiornamento lo facciamo domani. Scusate, il gioco è single player. Che me frega me da gioco. Sì, ci sistemerà qualche bug, però vabbè. L'aggiornamento lo applichiamo fra questo e il prossimo episodio. La prossima volta lo applichiamo. Ma voglio giocare, c'ho poco tempo. Non posso perdere tempo con gli aggiornamenti. Quindi giochiamo. Possiamo Ok. affermare che stiamo per assistere a qualcosa di veramente incredibile. Dici? Vorrei solo che non ci fossero cadaveri dappertutto. Lunedì si terranno i festeggiamenti in onore della polimerizzazione nazionale e del lancio del Collective 2.0. Saranno presenti tutti i più alti funzionari del Partito Comunista. Per allora avrò sistemato tutto. Spero con tutto il cuore che il tuo ottimismo sia giustificato. Ok, allora qua c'era l'enigma, cerchiamo di capire come funziona sto cacchio di enigma. Allora, innanzitutto aspettate un attimo, vediamo un attimo l'inventarione. C'ho la vodka qua. Questo che cacchio è? Capsula di adrenalina. Ripristina la salute, aumenta il tasso di recupero schivato per un breve periodo di tempo. Qua c'è pure un'altra vodka. C'è un bel po' di roba inutile qua, eh? Comunque. Altre porte chiuse. Chi diavolo è che continua a chiudere tutto a chiave? Chiunque sia, scommetto che ha una stramaledetta serratura a combinazione persino sul water di casa. Il sistema di specchi concentrerà i fasci di luce sul modello del nostro sistema Ma solare quelli appeso sopra specchi? l'ingresso. Questo è il modello. Devo mandare la luce lì. Ma come li sposto questi specchi? Vedete, qua c'è la luce dello specchio. Allora, qua abbiamo queste due statue che sono tipo qua il plutonio e qua l'uranio. Prima scorsa puntata abbiamo provato a tirarle, ricordate? E non funziona. Però non ho provato a spingerle. Ah, vedete che qua c'è un. Sono tipo delle lamelle, vedete? Vedete le lamelle? Forse si possono spingere qua. E in effetti sti binari tradiscono il fatto che forse si possono spingere. Vediamo un po'. No. Sì, si spinge, fermi tutti. Ma che cazzo? Ottimo, lo specchio sulla destra è pronto. È uno specchio strano. Guarda che roba. Ora c'è anche il riflesso, guarda. E questo l'abbiamo fatto, l'uranio. Ma dobbiamo fare il plutonio. Che sta di qua. Tanto mi sta dando messaggi Lo proprio sulla specchio sulla pancia. sinistra non funziona. Ah, Deve lo sapevo. esserci qualcosa che blocca il meccanismo e impedisce allo specchio di salire. Capito, e si Ma ritorna al seminterrato. come al seminterrato? Quindi non si sblocca qui, come faccio? C'è qualcosa che blocca qua. Come faccio? Devo entrare qua dentro. Aspettate un attimo, vediamo un po' se riesco a buttarmi là dentro. Vai, corri, corri, entra, entra, entra! Veloce, veloce, veloce!
Oh cazzo. Qua si è chiuso sopra. Ma sono chiuso dentro. Ma sono... Devo riuscire a sbloccare questo meccanismo. Ecco, siamo entrati, ma non nel modo in cui volevo io. Siamo entrati da un'entrata. Vietato l'accesso, è un teschio con delle ossa? Davvero invitante. Dove sono? Il sistema di assorbimento delle scariche magnetiche si trova in questo piano seminterrato. Tutte le stanze sono piene di gruppi di elettromagneti mobili. Posso usare un IEM? Non mi ucciderà, vero? Speriamo di no, compagno maggiore. Questo è quello che ha perso una gamba. Infortuni sul lavoro. Ecco, vedi qua, questo è il meccanismo bloccato. Dovremmo sbloccare questo, no? Come lo sblocco questo? Mi ha fatto un giro, mi sa. Ecco, è chiuso. Faccio salvo? Ma appena salvato poco fa? Vabbè, risalvo. Salvataggio dei dati. Che sta questo? Sembra dei Tesla coils, cioè danno una scossa quelle cose. Allora, controllo campi magnetici. Se ti trovi in un'area con dei forti campi magnetici, usa scossa sulle bobine magnetiche per calibrare la polarità, per cambiare la polarità. Quindi bobine. Da prima diamo un'occhiata qua. Sono tutti bobine, relè, roba. Oh! Guardate l'antigravità! Stanno attirando tutte queste casse verso l'alto. E hanno attirato anche queste... queste piattaforme. Speriamo un po'. Ma che figata. Ok, andiamo giù. Laboratorio collaudo magnetico e meccanico. Ma qua andiamo proprio in area Portal 2. Compagno maggiore, sei arrivato al VDNH? Più o meno. Che significa? Significa che ci sono quasi. Sono nella camera di assorbimento delle scariche magnetiche cercando un modo per sbloccare le porte d'ingresso. Potresti aprirle tu? No, non posso. Non ne ho la capacità. Tocca a te farlo. E allora non mi stressare. Mi dava fastidio quel rumore. Devo saltare forse qua o forse là. E là non ci arrivo. Io salterei là. Ok. Qua però siamo in zona portal, eh? Oppure cube, perché si ricorda quell'altro quell'altro puzzle game in prima persona derivato da Portal sempre. Quello era figo, cube. Oh, magari un giorno ci giocheremo, perché io ci giocai su PC all'epoca. Però c'ho anche la versione PS3 e mi pare anche quella PS4, quindi magari ci possiamo giocare qui su PS5. Devo riuscire ad andare là sopra. Devo, mi sa, ribaltare quelli. Volevo salire lassù per provare. Dimmi che ce la faccio a salire lassù. Sì, ce l'ho fatta. Qua non c'è altro però. Dobbiamo farci una fase platform qua, eh. Mi ricorda uno degli ultimi livelli di coso, Mirror's Edge. Era tipo così.
C'è molte impalcature. Allora, mi sa che devo far così. Ehi, la puttana miseria. Scusate, mi sono spaventato, ma veramente ho rischiato di essere schiacciato da sti cosi. C'è una scaletta, da guarda un po'. Aiuto! Mi casca la roba in testa. Devo andare su una di queste vie rosse, allora, per salire. Speriamo di non rimanere schiacciato. Crociamo le dita. Oh, aiuto! Ah! Ho fatto un volo per me. Ma perché sta cosa è diventata una parete? È andata a controllare. Vaffanculo. Certo che stronzo sto livello. Ma sali qua allora. Ma perché una volta salito su mi fa morire? Vai a fare in culo. Qua mi sa che finisco schiacciato, eh. Siamo qua, sangoletto. Ok, stavolta non sono morto, strano. Ah, ecco perché sono sti cavi che mi hanno fatto butta giù prima. Ah, ma sei aperto lì, ma guarda un po'. Che c'è? Ah no, qua già ci avevamo visto. Non c'è niente. Allora, facciamo una cosa. Ricarichiamo la posizione perché ho preso un sacco di mazzate inutili. Ok. Ecco, sconsiglio di saltare da grandi altezze, altrimenti potresti provare l'ebbrezza della morte in caduta libera, diceva Charles lì nel consiglio. Ma qua c'è un qualcosa da prendere? Compagno maggiore, sei arrivato al VDNH? Più o meno. Che significa? Significa che ci sono quasi. Sono nella camera di assorbimento delle scariche magnetiche cercando un modo per sbloccare le porte d'ingresso. Potresti aprirle tu? No, non posso, non ne ho la capacità. Tocca a te farlo. E allora non mi stressare. Ma vedete che mo funziona. Ma mo forse dovrei salire qui, lì e poi premere. No, devo premere senza salire prima. Io sono arrivato da lì, eh. Ok. Allora, lì c'è una cassa che non abbiamo preso, però non me ne frega niente. Cioè, una misera. Non è che posso fare sto casino per più una misera cassa. Fatemi. Allora, là c'è tipo un oblò aperto. Qua non c'è un cacchio. Devo riuscire ad andare là. Allora, facciamo così. Oh cacchio, ma forse dovrei fare così. Bene. Sono un po' troppo alto qua forse. C'è una grada che sbatte. Ok, dai, se non siamo riusciti, dai. Io salvo. Salvataggio dei dati. Attento, se no te cade il mattone in testa, il martello in testa. Fissare tutto sul soppalco. È un po' difficile fissare la roba quando la gravità te cambia di continuo. Ancora quei mostri e i loro maledetti no! baffi. I loro maledetti baffi. Cos'hai da guardare, cazzone metallico? Dov'è l'interruttore? Devo togliere sto sfizio. Niente, non siete capitano più.
Perché non si decapitano? Proviamo con lui. Niente, non si decapitano. Ormai sono diventati a prova di decapitaggio. Qua non posso entrare, vero? Guarda, no. C'è un altro enigma di questi, vai. Bene. Altra porta senza serratura. Dov'è il relè, Charles? Non vedo niente sulle pareti. Mi fa tutto il giro un'altra volta. Sarebbe tutto più facile se questa fosse aperta. Qua pure è chiuso. Ma cacchio, va. Devo entrare qua dentro, non mi dire. Mi sa che stavolta mi tocca, eh? No, non si può entrare. Come faccio a passare qua? Ah, da qua. Proviamo. No, non ci si va. Non ci si può entrare. Ah, forse devo usare questi? Allora, fammi pensare. Di solito questi bisogna direzionarli. Ah, sono dei dischi che ruotano, ora un po'. Qual è lo scopo di questo cazzo di labirinto? Il sistema di assorbimento delle scariche magnetiche è stato sviluppato al Politecnico di Kiev. È un dispositivo omnicomprensivo che modifica la configurazione in base alle situazioni. Perciò è il piano B in caso di un disastro naturale. Non solo, è anche una prova del sistema di assorbimento delle scariche magnetiche. Con le condizioni terrestri il sistema sarà perfezionato per poter essere in piegato nello spazio. Forte! La scienza è potere, non si può negare. Ma dobbiamo ancora trovare un modo per superare questi maledetti magneti. Devo farli andare verso il blu verso l'alto e i rossi verso il basso. Il blu ho fatto andare verso l'altro, non faccio. Ma tipo questo, ecco, questo sopra lo devo fare da sotto, mi sa. Così. Sì. E questo però non andava su. Non ci va. Ah, basta. Bisogna cambiare i laserotti proprio. Ok, ce l'abbiamo fatta, dai. Era molto più facile del previsto. Ok, si è aperto. No, un'altra stanza che cambia la gravità. Non mi piace sta roba. Cioè, pare portal così. Diamo un'occhiata in giro. Posso salire? Oh, che cazzo! Aia! Questo è uno di quei robot vecchio stile, quelli... I V1, diciamo, i robot quelli che non sono usciti di produzione. Prototipi. Qua è chiuso, no? Come faccio? Manutenzione? No, reparto macchine. Proviamo così.
là forse. Oh, quasi casca, fermi tutti. Ok. Se vado su c'è il porre di rimane schiacciato. Vabbè, proviamo. Ah, c'è una porta ma è chiusa, non si può. Forse devo andarci là. Charles, che diavolo ha Molotov contro il dottor Sechenov? Perché se n'è uscito con questa commissione a 2 giorni dal lancio del Collective? È tutto pronto! Proprio perché è tutto pronto. Cosa vuol dire? Che Molotov e la sua commissione vogliono rubare i frutti del lavoro di Sechenov 2 giorni prima del lancio? Esattamente, il malfunzionamento causato da Petrov è un ottimo pretesto per dimostrare che il dottor Sechenov non è in grado di supervisionare la struttura 3826 e quindi la polimerizzazione dell'Unione Sovietica. Quindi è stato un sabotaggio. È Petrov che ha fatto sì che i robot trasformassero la struttura in un ammasso di cadaveri. Temo che al compagno Molotov non importi del numero delle vittime, ma nemmeno al compagno Sechenov. Cosa? Di che cazzo stai parlando, Guanti? Il capo sta facendo di tutto per risolvere la situazione. In realtà, compagno maggiore, sei tu che stai facendo di tutto per risolverla, non il dottor Sechenov. Ma è stato lui a inviarmi qui. Ti sei chiesto come mai l'abbia fatto? Pensaci. I compagni Sechenov e Molotov hanno entrambi da guadagnarci nell'impedire che le informazioni su questo terribile malfunzionamento vengano rese note al resto del mondo. Perché nessuno crederebbe che dei traditori siano responsabili di tutto questo. Darebbero la colpa ai robot sovietici. È vero. E quale sarebbe la conclusione più ovvia? Che ipoteticamente i compagni Sechenov e Molotov dovrebbero avere entrambi interesse a porre fine a questo incubo il più rapidamente possibile. Non è così? Sì, e quindi? Stiamo assistendo a una lotta comune quotidiana per il potere. Invece di rivolgersi al governo e chiedere l'invio di truppe alla struttura 3826 per distruggere i robot ostili, fare arrestare Petrov o porre fine a questa situazione in qualche altro modo, il dottor Sechenov sta facendo il possibile per nascondere la tragedia a tutti. Ok, quindi insomma... tutta una roba per screditarlo, fondamentalmente. Per evitare che lui prendesse il potere, no? Perché... essendo lui che controlla tutta la baracca, sarebbe stato più potente del governo, sarebbe stato. E questo il governo non l'ha voluto, ovviamente. E per mantenere il potere ha fatto morire migliaia di persone. Il governo, capito? Per mantenere il potere. Cose che più o meno succedono anche nella realtà, eh? Oh, un'altra stanza, no? Basta, mi sono stufato. Basta, stanza enigmi. Guarda là, i manichini. Sembrano i crash test dummies. I pupazzi dei crash test per provare le macchine. Sono sceso, pensavo di essere lì. Diamo un'occhiata in giro. Questo che mi stai a guardare? Vedi che pure i prototipi c'avevano i baffi? Pure i prototipi c'avevano i baffoni sovietici. Cosa c'è lassù? Drappi, poster propagandistici. Qua ci si sale? No. Dobbiamo sfruttare un po' l'antigravità adesso, eh? Ora questo com'è morto male. Pare che sta nuota. Devo salire qua. Devo salire là. No.
Ok, sono salito io meglio. Ma quindi c'ha tre fasi sto. Invece dei due ce n'ha tre di fasi. No, dovrebbe che ce ne due. Guarda questo come se ne sta seduto sull'angolo. Ma ti do una mazzata, ti do. No, questi non sono colpibili, sono granitici. No, mi sa che devo andare là. Però la vedo problematica la cosa. Come faccio ad andare lassù? Forse devo usare quella. Devo usare questa piattaforma qua. Ok. Non possono usare i militari, ci sono troppe persone, potrebbero passare informazioni al nemico. Si potevano inviare solo uomini affidabili come l'unità Argento fedele a Secherov. Potrebbero collaborare coi robot da combattimento e ripristinare l'ordine, non serve che te lo dica, giusto? Ma lui, insomma, cazzo di crostine, non ci capisco niente, è tutto così complicato! Perché il dottor Secherov non può schierare truppe o robot da combattimento senza l'autorizzazione del Politburo? Anzi, sta facendo tutto il possibile per assicurarsi che il governo non sappia cos'è successo. Perché, secondo te? Perché i suoi nemici gli porterebbero via il Collective, proprio ora che è tutto finito e pronto e potrebbe gestirlo qualsiasi stronzo con un tesserino. Esatto, è già tutto pronto, basta solo risolvere il malfunzionamento e premere un pulsante. I geni, i creatori e gli ingegneri hanno già fatto il resto, non rimane che godersi i frutti del lavoro. Quindi Molotov vuole sbattere in prigione il dottor Secherov per quello che è successo qui, così da poter prendere le redini della struttura? In realtà vuole governare il Collective. Ma in che modo? Saranno tutti alla pari. Alcuni saranno più alla pari. Salvataggio dei dati. Che quindi Secherov non vuole che sta storia esce fuori, perché altrimenti lui perde il potere e lo prende Molotov. A quanto ho capito, poi magari non ci ho capito niente. Ma guarda che cacchio di pose. Qui sta proprio in posa, non ci sto capendo niente, col ditino sulla bocca. Questo sta in posa, soffre il solletico. Ok, dobbiamo fare tutti e tre blu, azzurri. Quindi... come faccio a fare tutti e tre azzurri? Se è l'azzurro, quindi lo devo mettere centrale. Eccolo. Poi questo lo mettiamo pure questo centrale. No, meglio. Questo lo devo mettere sopra. No, lo devo mettere centrale. E questo lo devo mettere sopra forse. Eccolo. Ce l'ho fatta, anche senza voler... Cioè, ma se enigmi si risolvono da soli senza che voglia, cioè praticamente... No, so che nel Collective i membri di alto rango del partito avranno più autorità rispetto ai cittadini, ma è giusto. Qualcuno deve pur prendere le decisioni importanti. Ah sì? E perché, di grazia? Perché qualcuno deve essere responsabile affinché vengano messe in pratica. Non è che tutti possono essere responsabili di tutto. Sarebbe come dire che non lo è nessuno. Qualcuno deve assumersi la responsabilità. È un barile che va scaricato da qualche parte, giusto? E se al mondo non si facesse altro che discutere, non si farebbe mai nulla di concreto. E se ti sbagliassi? Dici che il mondo intero non smetterebbe mai di discutere di decisioni importanti. Il Collective è una mente collettiva. Dopo essere diventata una cosa sola, l'umanità saprà istantaneamente tutto ciò che qualcuno vuole esprimere. E in questo Collective la responsabilità non sarà determinata dalla paura delle punizioni, ma dalla consapevolezza. Qualcuno ha mai raggiunto questo livello anche qui nell'URSS? Non siamo perfetti noi, figuriamoci il resto del mondo. Giustissimo. Il mondo potrebbe non essere pronto per il lancio del Collective e i vertici dell'Unione Sovietica lo sanno bene. Ecco perché il partito avrà uno speciale potere discrezionale all'interno del Collective. E allora? Le cose hanno sempre funzionato in questo modo. Il dispositivo pensiero è per i cittadini comuni, ma per chi ricopre ruoli dirigenziali verranno riservati connettori speciali incisi che garantiranno loro una posizione superiore. Così anche i leader saranno alla pari, va bene, no? Sì, se non fosse che il Collective può essere lanciato solo attraverso il connettore Alfa, la chiave di tutto, compresa l'assegnazione del potere discrezionale. Dunque, al momento il dottor Secherov fa il connettore Alfa e il compagno Molotov vuole sbatterlo fuori dalla struttura così da riuscire a impossessarsene? Esattamente.
Il numero di persone uccise a causa del tradimento di Petrov non interessa minimamente al compagno Molotov. Lui vuole prendere il controllo del collettif. Ecco perché sta venendo qui proprio ora. Cazzo di crostini, quel tizio non mi è mai piaciuto. Si lamenta sempre di Sechenov, ma non mi sarei mai aspettato una cosa così da lui. Dobbiamo sbrigarci. Ma sti manichini, cioè sti manichini, sti prototipi sono in posizioni veramente, veramente assurde. Questo sta in posizione panico. Quello sotto sta in posizione mi riposo e guardo le stelle. C'è un altro che stava in posizione bellezza al mare in vacanza, questa qua. Va bene, allora. Devo... Ma prova a fare così. Riuscì ad andare lì. Perfetto. Questo sta in posizione, sto a morire. Qua mi rimango schiacciato, sono abbastanza sicuro. Provo a stare qua sopra. Cioè pure rimane schiacciato qua, francamente. Allora, là c'è tipo un cancello che blocca tutto. Devo andare arrivare là. Vediamo un po' che succede se premo qui. No, ci sono già stato. Eh sì. Poi sono stato poco fa. Ma che cacchio devo andare qua? Devo riuscire a salire là, quindi dovrei salire su sta rampa forse. Ma lì casco. Aspetta, proviamo così. Bene. Mo c'è pure che vado all'altra parte e casco di sotto all'altra parte. Aspettate un attimo, proviamo così. Ecco, vedi. Devo usare sta passerella qua. Quindi anche da lì ce la facevo. Senza andare direttamente sulla scala. Ok, adesso devo ripremere, credo. Ok, penso ce l'abbiamo fatta, eh. Attenzione a non cascare sotto, sennò devo rifare tutto da capo. Ok, salviamo. Salvataggio dei dati. Questa è donna, però è donna ma sempre coi baffi. C'ha le dette e c'è i baffi. Questo sta a fare tipo la respirazione bocca a bocca. Che sta a fare? Non si apre qua? Sta diventando entrare a quel buco. Allora, capsula... Ah, svedosca. Manico ergonomico. Un pezzo per la svedosca. Che sarebbe quella specie di mazza con le motoseghe appiccicate. Ma qua dentro non mi fa entrare. Ma che cacchio devo andare? Ah, c'è un enigma. So, questo affarino è il motivo per cui si è bloccato tutto. Questo posto è folle. Puoi salire in superficie insieme allo specchio. Se devo mettere il lancione al centro, poi farlo andare sui lati, tipo così. Vanno in basso. Ah no, devo metterlo su quindi, perché ci stanno due raccordi che girano in basso. Quindi questo va fatto girare in basso. Ok, ce l'ho fatta. Che gira in basso e poi rigira in basso. Ok. Aspetta. E qua mi pare la porta dell'inferno. Raga, io c'ho un po' di paura di entrare qua dentro, francamente.
scritto uscita? Uscita. Ma non mi pare tanto uscita questa, eh. C'ho qualche dubbio. Oh cazzarola! Aiuto! No, volevo uscire là! Ah. Ti sei già introdotto nel BDNA. Mamma mia, che colpo! Abbiamo sbloccato! Governativa Condor ha già lasciato Mosca. Sarà qui a momento. Se la commissione non è ancora arrivata, abbiamo Funzione. Tempo. Lasciami lavorare in pace. Devo riferire al dottor Sechenov che è a causa delle sue richieste che non fai il tuo dovere. Sì, riferisci di come non hai aiutato con quei robot sulla piattaforma Maglev. Non sono un soldato, compagno maggiore. Sono la testa, non il braccio. Fracassare robot è una tua specialità. Che c'è? Niente. Come pensavo. Ok. Questo è tipo un museo. Parco Nazionale Fratellanza. Allora ragazzi, qua siamo arrivati a un punto topico. Perché questo penso che sia più o meno l'area che si vedeva nei filmati di preview prima dell'uscita, anni prima dell'uscita del gioco, tipo 3, 4, 5 anni prima dell'uscita del gioco, se non è, no, forse 4, 3 o 4 anni prima dell'uscita del gioco, girava un video ambientato in questa location qua, e vedendola tutti dicevano, oh, che cacchio di gioco sarà questo. Vedete, ci stanno sti lampade che somigliano alla catena del DNA, la catena genetica del DNA, guardate che figata. Poi ci sono sti schermi olografici strani. Vedete, guardate quando mi avvicino. Vedete, siete red, green, blu. Rosso, verde, blu. Figa. Che figata! Benvenuti! Visitate le esposizioni, recatevi subito al vostro piano preferito e non rischiate di perdervi nel VDNH grazie alla nostra guida. Il robot Tereshkova Terra 1. Tereshkova non perde un colpo. Se avete delle domande, Tereshkova ha la risposta. Quindi avremo nuovamente a che fare con questa inquietantissima Tereshkova qua. Vabbè, allora ragazzi, la puntata finisce qui. Prossima puntata visitiamo il VDNH qua, il museo infame, che è veramente inquietantissimo e interessantissimo. Ne vedremo delle belle, ma nel prossimo episodio. Per questa volta è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima!